Grazie Giuseppe per questa introduzione e per avermi dato la possibilità di partecipare a questo incontro di grande interesse. E vorrei riprendere quanto tu hai detto, cioè l'Italia ha bisogno di una legge per la salute e per la medicina digitale. E quando parliamo di questo, stiamo parlando in un contesto molto ampio. E talvolta noi parliamo solo di terapie digitali e di rimborsabilità delle terapie digitali, che sicuramente rappresentano uno dei punti fondamentali per il diffondersi di queste terapie. Però rappresentano anche una piccola parte di quello che è il mondo della medicina digitale. Io riprendo l'immagine che ha detto il dottor Recchia del paziente che si trovava in farmacia. Riportando quella che è una comune esperienza per noi quando frequentiamo e quando lavoriamo in pronto soccorso. Arriva comunemente una paziente e non sappiamo che terapia ha fatto. Arriva in pronto soccorso una paziente di cui non sappiamo nulla, nulla, accompagnata perché tenete presente, è cambiata la società, soprattutto nelle grandi metropoli. C'è una delocalizzazione della famiglia ed è accompagnata semplicemente da una badante che mi dirà: guardi, ha preso la pillola gialla, quella che prende alle 5, le ho dato la pillola gialla oppure la pillola bianca. Questi sono i dati con cui noi dobbiamo affrontare oggi. Capite come appare tutto molto lontano, come appare tutto obsoleto, come appare la necessità. Ancora parliamo di fascicolo sanitario, che è qualcosa di superabile. Io oggi ho la potenzialità, pronto soccorso, di avere i dati di quella paziente. Quindi ci sono degli ostacoli che mi devo superare e devo incontrare quella paziente in un modo. Il digitale è un mezzo, non è un fine. Il digitale mi può consentire di superare quelle che è questa grave difficoltà in cui opera il pronto soccorso. Questo è uno dei tanti esempi. Si è parlato tanto di Servizio Sanitario Nazionale e ci ricordiamo che nel 2019 abbiamo ricordato i 40 anni del nostro Servizio Sanitario Nazionale, che per certi versi rappresenta un modello. E l'abbiamo visto durante la pandemia. Lo possiamo criticare, possiamo vedere i lati negativi, ma dobbiamo assolutamente mettere in luce tutta la positività che c'è in quel Servizio Sanitario Nazionale, che è stato istituito da una legge, l'883, che è stata promulgata nel dicembre del 78. Quindi non dimentichiamo queste date, entrate in funzione poi nel 79, ed è una legge che certamente ha richiesto alcuni aggiornamenti, come il decreto, per esempio, 502 del 92, che è ancora una legge che oggi disciplina, il decreto della Bindi del 99. L'ultimo è quasi 10 anni fa, il decreto Balduzzi. Ma in questo frattempo sono avvenute delle grandi trasformazioni, dei grandi cambiamenti nel mondo della salute. Uno dei problemi, per esempio, sono quelli della cronicità. Abbiamo raggiunto dei traguardi notevoli per quello che riguarda l'aspettativa di vita, ma la presenza di anziani che hanno un'aspettativa di vita che arriva a 20-30 anni della vita lavorativa pone altri problemi. Le malattie croniche, come vanno affrontate? Possiamo trovare dei sistemi per stare più vicino ai pazienti, stare più vicino ai malati cronici, è solo questo un esempio, e possiamo noi superare quelle che sono le barriere che oggi sono poste da difficoltà e come possiamo noi implementare il Servizio Sanitario Nazionale. E questa è la grande sfida. Oggi abbiamo gli strumenti ed ecco perché quella che si chiama medicina digitale è una medicina che ci può aiutare a superare alcune di queste limitazioni che oggi noi vediamo e superare alcune delle barriere che incontriamo. Ma tutto questo ha un significato più ampio, che va oltre la semplice rimborsabilità, perché quello che noi vogliamo è che il diritto sanitario
possa entrare in quel discorso in cui è entrato il diritto amministrativo di semplificazione. Assolutamente indispensabile è la semplificazione dei processi. Anche dobbiamo superare il discorso dei LEA. Oggi operiamo sempre in senso multidisciplinare attraverso PDTA e che senso ha ancora parlare di LEA? Quindi abbiamo noi una serie di tappe in cui è necessario aggiornare quella che è la metodologia e quelli che sono i contenuti della legge istituita più di 40 anni fa. Perché vi dico questo? Perché se noi focalizziamo l'attenzione su un qualcosa che è molto limitato e che gli operatori sanitari non utilizzano, non sono pronti, non troveremo mai quel consenso. Quindi è necessario ampliare e parlare di aggiornamento, di una manutenzione della legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, perché dobbiamo integrare gli aspetti della tecnologia che oggi vediamo e che riguardano tutta la medicina digitale in quello che è l'impianto del Servizio Sanitario Nazionale, compreso che ovviamente che riguarda la salute digitale, la medicina digitale e anche la terapia digitale. Ma dobbiamo parlare dell'insieme. E lo vedete, adesso si parla molto di medicina digitale, tanta attenzione, forse anche troppa pubblicizzazione, di aspetti che sono spesso formali e non sono sostanziali. E improvvisamente tutti hanno delle ricette magiche e alcuni degli incontri sono caratterizzati da grande enfasi e soprattutto anche da eccessivo clamore. Ma molte delle tecnologie, l'avete detto, non sono state studiate in un contesto clinico, molte non vanno oltre lo studio pilota. Dobbiamo avere un pieno controllo della tecnologia per quanto riguarda, per esempio, i concetti di beneficio clinico dimostrato, dell'evidence based. E in questo contesto io dico sempre dobbiamo noi avere le dimostrazioni nei processi, un HTA che viene anche riportato per incorporare questi processi in quello che è poi il nostro sistema sanitario. Quindi se da una parte il presidente Obama firma il famoso 21 Century Act, in cui lancia il rinnovamento della salute e spinge quasi a incorporare le nuove tecnologie con un'azione estremamente propositiva, dall'altra parte in Europa come anche in Italia abbiamo noi un'altra metodologia, è stato anche detto, si arriva sempre dopo l'introduzione del mercato di nuove tecnologie, ma questo non è soltanto nel mondo della salute. In questi giorni, se guardate nei giornali, si è parlato di formulare un decreto legge ad hoc per i droni che sono presenti da un decennio. Perché sono stati messi in luce alcuni grandi rischi e sono avvenuti degli incidenti. Ma durante la pandemia si è osservato un incremento dell'uso dei monopattini elettrici. Improvvisamente hanno scoperto che sono pericolosi, che possono creare una serie di problemi, e questo ha generato nuovi regolamenti fino a un nuovo decreto che sta normando la velocità, l'uso del casco e i percorsi che devono essere negli spazi pedonali o in altri spazi e come dover portare il monopattino. Cioè prima si è usato e poi si è trovato il regolamento. Ora non è così che bisogna fare. Abbiamo oggi la necessità di inquadrare la trasformazione tecnologica e di tradurla in un quadro normativo di riferimento e di regolamentazione, altrimenti arriviamo, come è stato detto, a una serie di app e di prodotti tecnologici che invadono il mercato dove non diamo ai cittadini e o ai pazienti, quindi parliamo di salute e di medicina, non diamo la garanzia di una validità del prodotto. E quindi
non abbiamo valutato bene i rischi reali e potenziali. Ecco, non possiamo aspettare che, come per i pattini, per i monopattini elettrici, ci siano i primi incidenti di percorso per agitare uno spettro di pericoli e di regolamenti. Per una volta dovremmo noi indirizzare bene il nostro intervento e quindi cercare di avere una visione. Allora io riprendo la domanda del dottor Recchia. L'Italia ha bisogno di una legge per la salute e per la medicina digitale? Io direi che l'Italia ha bisogno di una manutenzione profonda e di un aggiornamento della legge 883, che ne deve conservare lo spirito, che ne accentui utilizzando per esempio le nuove tecnologie quell'aspetto democratico del sistema sanitario nazionale, la possibilità di offrire anche a chi vive lontano dai grandi hub il meglio della medicina. Oggi l'abbiamo. Abbiamo la possibilità di fornire anche dei servizi attraverso l'utilizzo della rete, ma abbiamo bisogno di una rete che funziona, l'ha detto bene Sabrina Grigolo, una rete che non arriva in periferia. È una rete che ha fallito. Io non ho bisogno del 5G al centro di Milano o al centro di Roma. Io ho bisogno di una rete che mi funzioni nell'estrema periferia, perché là è il valore aggiunto. Io quindi ritengo che anche è necessario una formazione. Com'è possibile utilizzare tutte le terapie digitali? Chi le usa? I neurologi? Ma sono preparati, sanno maneggiare uno strumento che ancora è molto primitivo per certi versi, e perché non è stato provato su una larga coorte di pazienti. Quindi dobbiamo portare a un grado di formazione importante tutti quelli che sono gli operatori sanitari, chi governa la salute e i pazienti. Ma la cosa più importante è che, torniamo al fascicolo sanitario, il paziente genera dei dati che possono essere utilizzati per quello stesso paziente in un'ottica di una vera personalizzazione della salute e del processo diagnostico-terapeutico. Questo è il valore aggiunto. Questo va incorporato nella rete, e non ci può essere concetto di privacy che debba fermare questo processo. Io dico sempre, distinguiamo, e lo dico ai giuristi, distinguiamo quella che è la privacy del cittadino e quella che è la privacy del paziente. Sono due privacy che hanno molti punti in comune, ma hanno delle profonde differenze. Dobbiamo andare attraverso, perché altrimenti non riusciremo dal punto di vista giuridico a modificare alcuni dei passaggi che sono importanti e che oggi rendono impossibile, rendono poco verosimile in tempi brevi adottare alcune delle tecnologie di cui si è parlato. Quindi, per concludere questo mio breve intervento, dobbiamo avere una legge della medicina digitale. Dobbiamo incorporare tutta la tecnologia, compresa il digitale, dentro la legge del Servizio Sanitario Nazionale. E in questo io credo che la legge tedesca si sia mossa in questo termine, perché altrimenti renderemo un cattivo servizio, ed è un servizio in cui, per esempio, tutti gli operatori sanitari non sono pronti e non avremmo quel consenso di cui oggi abbiamo bisogno per portare avanti un discorso del genere. Però è un discorso che coinvolge profondamente i giuristi, e quindi do la parola al professor Ridolo, mio collega di facoltà e grande amico, e poi soprattutto uno dei più insigni giuristi italiani che abbiamo. A te, Paolo. Grazie, io ringrazio molto il professor Filetti e il dottor Recchia per avermi coinvolto in questo seminario, nel quale io evidentemente porto una visuale particolare, che è quella del giurista, e faccio subito una premessa che, da studioso di diritto comparato,
credo che occorra avere grande attenzione alle esperienze di altri paesi, ma occorra anche evidentemente una grande cautela. I legal transplants sono un'operazione molto difficile, perché evidentemente ogni soluzione normativa viene calata all'interno di contesti diversi, dei quali non si può non tener conto. Così, per quanto riguarda in particolare il parallelo con la normativa tedesca, sulla quale mi soffermerò brevemente, non si può trascurare che nell'ordinamento tedesco c'è, è stato ricordato negli interventi precedenti, il sistema delle Krankenkassen, che è molto diverso dal nostro sistema sanitario nazionale. Bisogna considerare che l'ordinamento italiano ha dato un'applicazione particolarmente rigida alla normativa comunitaria in materia di trattamento dei dati personali. Però occorre anche considerare alcuni aspetti dell'ordinamento italiano che sono una grande risorsa anche nel confronto con l'ordinamento tedesco, e anche questo è stato ricordato in uno degli interventi precedenti. Nell'ordinamento costituzionale italiano vi sono i diritti sociali che l'ordinamento tedesco non conosce, e in particolare nel campo della salute questa soggettivizzazione dei diritti sociali ha prodotto, come sappiamo, delle riforme molto importanti. E naturalmente questo tema della introduzione e del potenziamento della medicina digitale è un tema che tocca molto da vicino proprio le garanzie costituzionali del più importante, o di uno dei più importanti diritti sociali, che è appunto il diritto alla salute. Vengo rapidamente alla legge tedesca. È entrata in vigore il 1 gennaio del 2020, dopo una gestazione assai complessa, assai elaborata, che in qualche modo si riflette anche nella tecnica legislativa che è stata adottata. È una legge che affronta, come dirò subito, in maniera organica il tema della medicina digitale, lo affronta anche con grande respiro, come dirò subito, e tuttavia con una tecnica legislativa anche difficile da sciogliere, perché piuttosto che ad una normativa globale sulla medicina digitale si è preferito scegliere la strada di interpolazioni della normazione vigente. Questo io lo direi subito: nel caso in cui si dovesse andare nel nostro paese a un intervento legislativo in materia, sceglierei delle soluzioni di tecnica legislativa più chiare di quelle che sono state seguite dal legislatore federale in Germania, che peraltro ha dato a questa normativa un respiro notevolissimo. Già nel titolo della legge, che fa riferimento con il campo della medicina al digitalisierung, cioè alla digitalizzazione e alla innovazione. C'è quindi questa forte proiezione alla innovazione che percorre un po' tutta la disciplina. Questo emerge con molta chiarezza già dalla relazione con la quale il governo federale accompagnò il disegno di legge che poi ha completato il suo iter nel 2019, in cui in questa relazione erano fissati con molta chiarezza gli obiettivi della normazione che si andava a mettere in cantiere. Io li indico molto rapidamente, non ho avuto il tempo di preparare le slide, se lo ritenete lo potrò fare come materiali per questo seminario. Indico gli obiettivi che vennero indicati allora al governo federale: accelerare i tempi per la messa a disposizione di strutture e mezzi per l'applicazione della disciplina
della medicina digitale, accrescere la platea dei prestatori di servizi e di cura nel campo delle strutture telematiche, potenziare e facilitare l'impiego della telemedicina mediante l'ampliamento di contatti in videoconferenza, coinvolgere le Krankenkassen nelle potenzialità offerte dall'innovazione digitale in campo medico, promozione di progetti per la innovazione digitale in campo medico, migliore utilizzabilità dei dati sanitari per scopi di ricerca e infine, ma è un punto molto importante anche da quello che è emerso dalle relazioni che ho sentito, la semplificazione dei procedimenti amministrativi in campo medico attraverso la innovazione digitale. Siamo quindi di fronte a una legge che, al di là del modo in cui è stata scritta, ha degli obiettivi molto ambiziosi. Quali sono, andando a guardare ora la disciplina della legge tedesca della Digitale Versorgungsgesetz, gli aspetti qualificanti della legge? Li indico, o quantomeno indico soltanto i principali. Primo punto, i pazienti possono caricare sui conti delle Krankenkassen prescrizioni di rimedi medici ottenute dal medico attraverso delle apposite Gesundheits-Apps, delle app apposite. Secondo punto, i pazienti hanno la possibilità di far immagazzinare i loro dati sanitari in una apposita piattaforma digitale, la cosiddetta EPA, elettronische Patientenakte. E questa mi sembra una delle innovazioni più importanti della disciplina da tenere presente in un possibile in una possibile recessione della normativa tedesca nell'ordinamento italiano. Terzo punto, migliore accesso alla utilizzazione di prestazioni e videoconferenze in telemedicina. Quarto punto, questa è la questione forse più delicata sollevata dalla legge, che riguarda la questione dei rimborsi. Qui la legge tedesca introduce una disciplina assai complessa. I costi per l'applicazione, per le applicazioni di medicina digitale che i pazienti sostengono per acquisire le medicine vengono rimborsati per il primo anno dalle Krankenkassen, dopo un primo controllo di rispondenza a criteri di sicurezza e di qualità, protezione dei dati, trasparenza, utilità della prestazione. E in questo arco di tempo è previsto dalla legge anche il coinvolgimento delle aziende produttrici che devono dimostrare all'apposito Istituto Federale per il Controllo sui Farmaci che la offerta ha una utilità sul piano medico e può migliorare in modo rilevante la condizione sanitaria del paziente. Dopo il primo anno, le aziende produttrici hanno la possibilità di negoziare anche qui con un'apposita autorità federale di negoziare il rimborso. Quinto punto, dal 1 gennaio di quest'anno, dal 1 gennaio del 2021, le Krankenkassen devono garantire ai loro assicurati la possibilità di aprire un EPA, elektronische Patientenakte, e i pazienti possono pretendere dal medico di essere registrati dall'EPA. È una soluzione che va studiata e mi riservo eventualmente di studiarla ancora, ma che forse è una via che può, da noi adattata, ridurre un po' la frizione fra
potenziamento della medicina digitale e protezione dei dati personali e tutela della privacy. Sesto punto, anche questo mi sembra importante, uno sforzo molto forte del legislatore federale tedesco nell'ampliamento della cosiddetta TI, cioè della Telematic Infrastructure in campo sanitario, con dei vincoli per tutti gli operatori sanitari, medici, fisioterapisti, farmacisti, che sono penalizzati con una riduzione degli onorari. Settimo punto, di quelli che ho selezionato, ma ve ne sarebbero altri, il tempo sta sfuggendo rapidamente, l'obbligo dei medici di informare i pazienti anche sui siti internet sulle possibilità di videomedicina che sono offerte. Questo è un primissimo quadro che emerge da questa disciplina molto interessante. È vero, la Francia sta seguendo la traccia che è stata indicata dalla legge tedesca, anche qui con alcuni problemi anche abbastanza delicati di adattamento al loro ordinamento e al loro assetto della legislazione sanitaria. Chiudo quindi con sicuramente una nota di ottimismo, nel senso che sulla base delle indicazioni offerte dalla legge tedesca certamente si può lavorare bene e si può fare molto, c'è molto da fare. Ritengo tuttavia che in questo campo, ecco, c'è un punto che mi permetto di segnalare, e cioè in questo campo, soprattutto di fronte a questa sperimentazione legislativa così importante che si è compiuta in Germania e si sta avviando in Francia e speriamo che si possa avviare in Italia, probabilmente un coinvolgimento dell'Unione Europea e della normativa della Unione Europea in questa materia sarebbe sicuramente un elemento che rafforza l'impiego della medicina digitale. Ecco, mi fermerei qui, vi ringrazio ancora e resto naturalmente a vostra disposizione per eventuali chiarimenti e approfondimenti.